Gianni Colacione per Libre TV, oggi 14 marzo 2015, siamo in compagnia di Mauro Mellini nel suo studio. Prendiamo, diciamo, spunto, come facciamo di consueto in questa serie di interessanti trasmissioni che proponiamo su Libre TV, da alcuni articoli che lui scrive sul blog Giustizia Giusta. In questi articoli si parla, per quanto riguarda la mafia, di un terzo livello. Un terzo livello, un argomento di cui, appunto, secondo Mauro Mellini, si è parlato poco in questi ultimi anni, ma questo terzo livello, di cui appunto si parlava in tempi andati, verso la fine della prima Repubblica, però lui dà un'interpretazione particolare. Che cos'è questo terzo livello? Molto originale, come poi anche la personalità di Mauro Mellini. Lo sentiamo. Ecco, il terzo livello è l'antimafia. L'antimafia, di cui io ho cominciato a parlare quando Sciascia parlò degli professionisti dell'antimafia. Io scrissi qualche cosa che andava oltre, i sciacalli dell'antimafia. Sembrava un'esagerazione, ma questo libretto scritto nel 1991, un libricino piccolo, si parlava di imprese e di sconvolgimenti dell'economia siciliana in cui l'antimafia tendeva a creare situazioni monopolistiche di concessioni, esclusioni con situazioni di incertezza determinate proprio dai tipo di provvedimenti contro i patrimoni ritenuti mafiosi e colpiti inesorabilmente, con conseguenze irreversibili, per poi magari scoprire che si trattava di un errore, uno dei tanti errori della giustizia. Tanto più facile in un'applicazione di misure di prevenzione fondate sul sospetto. Misure di prevenzione, cosiddetta poi di prevenzione, quelle persone per le quali siano indizi, la persona indiziata è per se stesso il fatto di essere indiziato e non provato, parlava abbastanza. Allora si parlava di un terzo livello, ma di un terzo livello molto strano e molto misterioso e molto evanescente. Il terzo livello era di non mafiosi, i quali però si valevano della mafia, uomini politici, i grandi industriali, italiani, stranieri, poi c'era la CIA, perché c'è sempre dietro la CIA nel linguaggio della sinistra di quegli anni. A un certo punto, questa moda di parlare del terzo livello della mafia non se n'è più parlato, si è parlato invece di un sottolivello, quello degli concorrenti esterni. Si è creato abusivamente, scandalosamente, da parte della magistratura un nuovo reato, il concorso esterno in associazione mafiosa, e non si è più parlato del terzo livello. E il terzo livello c'è, a un certo punto oggi comincia a circolare anche tra personaggi non particolarmente acuti, senza fare nomi, insomma, qualcuno già poi si è seguito alle ultime dichiarazioni. Beh, se, non mi sembra che stiamo a livello della diffamazione, quindi volendo li possiamo anche fare i nomi. Sì, Rosy Bindi
ha detto: ma c'è del malaffare dietro all'antimafia. E direi che certo c'è della gente convinta dell'antimafia che ha combattuto, che ha rischiato, che sono ottime persone che non avevano nessuna intenzione affaristica, ma c'è per esempio il tipo dell'industriale antimafia, che è l'industriale antipizzo, quello che non paga il pizzo o che l'ha pagato ma si è pentito. C'è un certo tizio che poi è beneficiato da sempre dalla regione tradizionalmente, tutti i regimi, che gli ha regalato un'impresa della smaltimento, cosiddetto smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per essere più, con un linguaggio più usuale, l'industriale della Monnezza, il quale è vicepresidente di Confindustria siciliana, la Sicindustria. Due fratelli, uno adesso è incriminato, e cominciano a venire fuori. Il presidente Montante di Sicindustria è imputato per associazione mafiosa o un concorso esterno, non lo so, e così via. Ma il fenomeno è ancora più vasto, cioè questi industriali dei quali si dice appunto di questo di cui parlavo, l'industriale della Monnezza, e un maresciallo dei carabinieri pare che era andato a parlarne con un magistrato di quelli di punta, quelli di Palermo che fanno il processo per le trattative Stato-mafia, cioè il processo contro quelli che sono imputati di aver tentato di subire il ricatto della mafia, perché fa questo, cioè, tentativo di subire, non so che cosa sia, ma insomma loro pare che lo sappiano e vogliono portare in fondo questo concetto. E questo magistrato dice: ma sì, vabbè, precedenti, però si è redento. Si è redento perché a un certo punto, dopo aver fatto tra l'altro condannare una persona che non lo so, come percettore del pizzo da parte sua, a un certo punto non pago più il pizzo. E quindi, come tutti i pentiti, come il pentito è più credibile del testimone per bene, no? Se parla un parroco, un avvocato, un professore, sì, va bene, chi lo sa, forse che c'è dietro, perché lo dice? E lo dice un mafioso assassino, cioè il pentito è attendibile. E così anche gli industriali attendibili perché pentiti di aver pagato il pizzo, che oggi hanno in mano Sicindustria, e hanno stabilito come canone che non è ammesso a partecipare all'Unione Industriale della Sicilia quelli che pagano il pizzo. E io dico che invece la funzione di Sicindustria dovrebbe essere quella di accoglierli e aiutarli a non pagarlo più. Ma questa confusione fra vittime e correi non è soltanto loro, c'è tutta una pseudoscienza dell'antimafia che fa abbondante uso di queste assurdità. Lasciamo da parte queste assurdità e vediamo qual è la situazione. Oggi la Sicilia è in mano a questi industriali antimafia che in realtà hanno strangolato l'economia siciliana perché hanno fatto passare in seconda linea attività autenticamente produttive. Sono quasi tutti industriali di concessioni da parte della regione,
industriali dell'acqua, industriali della monnezza, tanto per usare un termine molto romanesco ma molto efficace, industriale della formazione professionale, poi processi, perché c'è una certa divisione che serpeggia nella magistratura siciliana, che tende in qualche modo a isolare queste schegge impazzite dell'oltranzismo palermitano, Ingroia, per intenderci, Di Matteo, eccetera. A proposito di Matteo, aperta una parentesi, la chiudiamo subito, il bidone pieno di esplosivo è scomparso, è rimasto il bidone, l'esplosivo poi non si è più trovato, per fortuna, perché io temevo che a forza di parlarne poi qualcuno l'esplosivo lo provava, gli veniva l'idea, diceva, potremmo anche fare qualche cosa. Vabbè, chiusa la parentesi. E questa dice, ma questi profittatori non sono solo profittatori, è gente che si comporta da mafiosi, come per esempio stabilendo un rapporto di prevaricazione e di nei confronti della stampa, a cui è imposta una condizione di sudditanza. La stampa siciliana è suddita di questa sicindustria. Ci sono molti giornalisti che sono, direi notoriamente, per quanto possono essere notorie queste cose, sul libro paga di questo o di quello di questi industriali antimafia. C'è stato l'episodio del regista antimafia, uno degli organizzatori delle manifestazioni a favore di Matteo, o la scorta civica, là i libretti rossi che facevano in tutta la Sicilia, un tale Musotto, da non confondersi, e temo che in un certo ritratto che è apparso in uno di questi blog sia stato scambiato il ritratto con quello dell'ex presidente della provincia di Palermo, che anni fa subì un ingiusto arresto. Ma spero di no, perché insomma è sempre una cosa spiacevole, sarebbe stata. E questo Musotto è stato al centro di un episodio pirandelliano sul quale si sarebbero divertiti i giornali, le riviste, quello cioè di avere convinto un suo socio di essere nel mirino della mafia. La mafia ti vuole uccidere perché? Perché sei mio amico. Beh, insomma, un po' strano, perché non avrebbe ucciso direttamente a lui. Ma... E vi avevi detto, però io ti ho fatto ottenere il programma di protezione. Quindi che devi fare? Ecco qua, c'è il maresciallo tale che è responsabile di questa cosa, che mi incarica di dirti che, eccetera, non devi uscire da solo, non devi fare, devi stare chiuso dentro casa, quando esci mi devi avvertire per mio tramite se vuoi, eccetera, eccetera. E questo sta per 2 anni chiuso in casa, tappato, andando in villeggiatura soltanto insieme con... Questo, la vittima è Vincenzo Balli. Sì, e viene e a un certo punto poi sorge... Nel frattempo questo si fa cedere la metà della società, perché dice come fai tu in queste condizioni, non lo puoi gestire. Dopo 2 anni questo gli viene il sospetto, dice, ma guarda un po', ma dato che aveva sempre inteso parlare di un certo maresciallo, telefono ai carabinieri, ma il maresciallo tale, questo. Alla fine gli danno il telefono al maresciallo, dice, ma lei è incaricato, io incaricato, dice, sì, dalla mia potenza, dalla sua potenza, ma lei chi è? Io dico, sì, e chi la conosce a lei? Non c'è, ma io sono
comandante della stazione, non so dove era andato a fare. Capisci? Maresciallo e maresciallo Quarta. Quarta, questo... di Piazza Armerina. Piazza Armerina, e questo fa la denuncia, si apre un processo che dura dal 2007 fino al febbraio del 13, no? No, dal 14, cioè dall'altro anno, di febbraio. Non se ne parla, non esce una parola. Solo dopo qualche giorno della sentenza di condanna a 7 anni di reclusione per sequestro di persona nei confronti della famiglia intera, quindi plurimo, sequestro, esce sul Fatto Quotidiano, che ogni tanto, pur essendo il giornale dell'estremismo forcaiolo, ogni tanto rivede le bucce, c'è qualche cosa che da quelle parti, evidentemente, per cui esce, e su una serie di siti internet siciliani compare la notizia. Arriva la notizia a me, io la pubblico, Giustizia Giusta, prendo contatto con l'avvocato che era Bellavista, nipote di Gerolamo Bellavista, grande penalista siciliano che pure conobbi a suo tempo, deputato liberale, eccetera, e qua mi disse che questo processo era durato in grado di, al dibattimento, una fase dibattimentale, 3 anni, essendo questo Musotto confesso, perché dice sì, ma io l'ho fatto, ma a fin di bene, perché c'erano i creditori che lo inseguivano, quindi io l'ho convinto a starsene buono, zitto e nascosto, così abbiamo fottuto, come se questo fosse una scusante, insomma. Poi ha detto, non è vero che io lo confesso, per carità, dimostrerò in appello che non è vero niente, è lui. Questo. Oh, non c'è stato un giornale siciliano, di quelli che si pubblicano in Sicilia, o di quelli che abbia pubblicato una riga su questo fatto. Non c'è stato un settimanale che su questo fatto, insomma, una storia pirandelliana come questa, questo stava facendo un film destinato al mercato statunitense e canadese sulla mafia ad Agrigento, no? Finanziato da uno di questi industriali antimafia, a quanto pare. Credo che questa è la prova che non solo esiste un terzo livello di interessi che si valgono dell'esistenza della mafia per poter essere l'antimafia privilegiata, monopolistica di una serie di concessioni, di rapporti con la regione, ma anche di potersi valere di strumenti tipicamente mafiosi. E direi, dice, ma non sparano a Lupara. Certo, non sparano a Lupara perché la mafia vincente, la vera mafia, adesso, che era una mafia degenerata, ammazzava con disinvoltura e magari ammazzava pure uomini dello Stato, ma la mafia dei tempi in cui la mafia era la Sicilia, la mafia raramente arrivava come perché si valeva dei prefetti, dei giudici, dei magistrati, organizzava i processi, li gestiva i processi, le testimonianze e tutto quanto. Non mi meraviglierei che venisse fuori che c'è stata una gestione concordata e strumentalizzata, per esempio, dei pentiti. Ora, questa identificazione, mentre piano piano, qui da tutte le parti, adesso è venuto fuori Don Ciotti, è venuto fuori
che cominciano ad ammettere che questa antimafia c'è del marcio, no? Però Così Bindi dice sì, ma Sicindustria per carità, tutti va bene, già tutti va bene. Il presidente, il fratello del vicepresidente è imputato e compagnia bella, non ha capito niente. Però è significativo questo fatto, questa ammissione. E che cosa dobbiamo dedurne? Dobbiamo dedurne che esiste un terzo livello che si vale della mafia proprio perché gli consente di essere antimafia come tale privilegiata. Questa è l'industria dell'antimafia. Che poi, peraltro, altera tutti anche gli equilibri economici. Altera tutti gli equilibri economici e privilegia, questa è la cosa più rilevante, la Sicilia è una regione ricca, ma oggi è una regione nella quale le banche, le attività privilegiano le concessioni, le attività in concessione, privilegiano l'industriale della monnezza, la quale, insomma, una regione non può vivere e le strade, le autostrade. Le autostrade è un discorso a parte, perché nelle autostrade c'è il legame con la vecchia struttura del Partito Comunista. E chi fa l'autostrada, l'ampliamento e quindi della Caltanissetta-Agrigento e mi pare anche della Caltanissetta-Palermo o Agrigento-Palermo, e la cooperativa Muratori e Cementieri, che erano quattro cooperative, muratori e cementieri, quattro artigiani un po' di Ravenna, e questo è un colosso che è vissuta di appalti e che, figuriamoci, una volta che c'è anche quella, ha vissuto e di subappalti e di distributrice di subappalti, e la spina dorsale è diventata delle attività siciliane. Ecco, questo credo che andrebbe sottolineato. Io non sono un mafiologo, Dio me ne salvi, però proprio per questo credo di capire molte cose che i mafiologi non dicono. Questi mafiologi hanno deciso di vivere e morire col mito dell'antimafia. Io una volta andai a una presentazione di un libro di un mafiologo, il quale spiegava che bisognava fare che un pagamento del pizzo fosse reato. Dico, ma chi lo prende che fa? E dice, è reato pure chi lo prende. Ma che reato è? Dice, estorsione. Se è estorsione, è segno che lo costringe. Beh, ma quello non si deve far costringere. È la logica di guerra, della guerra coloniale. Ci sono i ribelli, quelli gli forniscono il fieno per i cavalli, il pane, l'acqua, cosa, ma lo fanno perché hanno paura e non devono avere paura, ma siamo pure loro. Mi viene in mente il blocco dei beni per i sequestrati. Certo, i sequestrati, anche peggio di questo. Ecco, detto questo, io dico che c'è da studiare su questo argomento, da approfondire, ma non alla Renzi, diciamo. In questi giorni, non so se la Camera o il Senato hanno deliberato di aumentare le pene per la mafia. E guardando il prospettino delle pene aumentate, notavo che è stata aumentata anche la pena della partecipazione alla mafia. E poi un reato più grave: se la mafia è armata, allora quindi c'è la mafia disarmata. E poi, pensandoci bene, forse hanno previsto il terzo livello, un trattamento di favore come mafia disarmata, perché si vale delle armi dello Stato. Può darsi che Renzi abbia letto i due articoli. Certo.
Grazie Mauro Medini.